Buonasera a tutti e benvenuti. Lunedì 3 maggio alcune mamme di piccoli alunni della scuola Cuccaro in via Segni hanno protestato vivamente per una serie di atti vandalici verificatisi nelle ultime settimane. Tutto il materiale didattico, a partire dai televisori per finire ai pennarelli, è stato più volte sequestrato da una banda di balurdi, probabilmente da ragazzini. Le mamme denunciano anche un'altra situazione assai grave, ovvero la possibilità di entrare all'interno della scuola con estrema facilità, sia perché manca un custode che controlli l'edificio, sia perché le porte antipanico sono apribili anche dall'esterno. Il comune aveva tempo fa consegnato alla scuola delle telecamere per poter sorvegliare lo stabile nelle ore notturne, ma questi non hanno mai funzionato, a causa anche di un impianto elettrico malfunzionante. Infatti, l'impianto non riesce ad alimentare tutto il fabbisogno energetico dell'edificio, ciò si traduce nell'impossibilità di tenere acceso il televisore o lo stereo contemporaneamente alle luci. Inoltre, fuori dal cancello d'ingresso si notano dei fili elettrici privi di copertura e quindi pericolosissimi per i bambini. Le mamme, sul piede di guerra, dichiarano una situazione di disagio estremo per i loro figli e per loro stesse, che sono obbligate a comprare varie attrezzature della scuola per mancanza di fondi ed esprimono la paura che qualcuno possa entrare nell'edificio anche di giorno. Ma sentiamo tutti i particolari in questa intervista ad una delle mamme di questi bambini. Una volta l'ennesimo ride a questo plesso scolastico che ormai non ne può più. Sì, in quanto l'intero stabile è fatiscente, quindi i ladri entrano e escono a comodità loro perché non c'è una porta blindata, non ci sono delle inferriate. Più il comune ci ha messo delle camere che sono un blef perché o sono spente o sono staccate. Quindi... Telecamere a circuito chiuso per controllare eventuali raggi? Penso di sì, che sono a circuito. Non si sa, non si sa. Questa volta i ladri che cosa hanno rubato? Niente, ma quelli non vengono qua a rubare perché il materiale didattico viene comunque buttato a terra, viene distrutto, non viene rubato perché poi alla fine qua non c'è niente da rubare. Cosa chiedete? Un po' di sicurezza, un po' di sicurezza. Per i bambini che comunque hanno bisogno di questa sicurezza. Avete avuto risposta in merito? Come? Avete avuto risposta in merito? No, 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 no. Grazie a, agli assessori che ci fanno uno scaricabadile continuo eh, dalla scuola al comune scuola comune, scuola comune, nessuno prende provvedimento. Perché questa è una vergogna. La scorsa settimana la provincia di Napoli informava i comuni di Quarto e Pozzuoli e le rispettive polizie municipali della chiusura al traffico autoveicolare della galleria del Monte Corvara dal 3 al 18 maggio, dalle ore 9 alle ore 19, per consentire i lavori di potenziamento dell'impianto di aerazione e di illuminazione della galleria stradale che collega Quarto con Pozzuoli. Ieri mattina però il tunnel è rimasto aperto dopo che decine di commercianti della zona di Quarto e Pozzuoli hanno deciso di manifestare contro la chiusura per lavori dell'arteria stradale. I manifestanti si sono concentrati nella zona di via Fascione dal lato di Pozzuoli ed in quella di via Masullo sul versante di quarto del tunnel stradale lungo quasi due chilometri. Dopo le proteste di ieri mattina dei residenti, il tunnel adesso resterà aperto di sicuro fino alla prossima settimana. Ma sentiamo l'intervista al vice sindaco di Pozzuoli Morelli. Morelli, la chiusura quindi almeno per il momento per 15 giorni della Galleria Monte Corvara? Sì, almeno per adesso la chiusura è stata rinviata sia per motivi di ordine pubblico perché stamattina i cittadini si erano organizzati per evitare la chiusura sia per delle richieste che ha fatto il Comune perché in questo momento la città già è piena di lavori e quindi ci sarebbero notevoli difficoltà alla viabilità. Come, come pensa di risolvere il problema? Beh, noi abbiamo chiesto l'istituzione di una conferenza di servizi per spostare i lavori durante la notte. Così si eviterebbe la chiusura durante il giorno e per le, eh, le attività commerciali sarebbe un toccasano? Certo, si eviterebbe la chiusura durante il giorno, abbiamo chiesto che il tunnel venga chiuso dalle 21 alle 0 e non ci sono problemi né alla città di Pozzuoli né alle attività commerciali. Dopo aver liberato i locali del plesso scolastico Paolo Borsellino di Via Casalanno, le 28 lavoratrici del Consorzio Manital, che da mesi protestano contro il rischio di licenziamenti e temono il mancato rinnovo dei loro contratti per il servizio di pulizia all'interno delle scuole materne elementari di quarto, si sono recate questa mattina in regione insieme al sindaco di quarto Sauro Sicone e dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Mimmo Tiseo per avere notizie più sicure in merito al loro futuro occupazionale. A seguito delle linee di indirizzo contenute nella cosiddetta circolare Gelmini firmata dal Ministro dell'Istruzione, ogni scuola deve tagliare del 25% i costi dell'appalto per il servizio di pulizie e questa decisione a quarto si è tradotta nel rischio licenziamento per le 28 lavoratrici del consorzio che gestisce diverse commesse in provincia di Napoli. Come avevo detto la scorsa settimana, dice il sindaco Sauro Secone, saremo al fianco delle lavoratrici per la tutela del loro posto di lavoro, contro le politiche economiche e le scelte scellerate compiute dal Ministro dell'Istruzione Gilmini, che farà gravare sulle lavoratrici di quarto e sugli alunni del territorio le conseguenze del taglio dei fondi. Ai comuni non arriva più un euro ed i bambini sono costretti ad andare a scuola portandosi da casa anche la carta igienica. Non si può più andare avanti così. Sono dunque attese notizie in merito. Differenziare non è solo un bene per l'ambiente, ma può anche trasformarsi in una fonte di finanziamento per progetti nell'ambito del sociale che altrimenti non potrebbero vedere la luce. In via Gramsci è stata attrezzata un'area giochi per i bambini pagata con i proventi della raccolta differenziata del 2008. Sentiamo sull'argomento l'assessore alle politiche sociali Valentina Di Maria, intervistata dal nostro inviato Salvio Di Lorenzo. Assessore Di Maria, a quanto pare la protezione dell'ambiente può essere utile anche al sociale? Sicuramente una priorità di questa amministrazione sarà quella di riqualificare alcune zone sul nostro territorio proprio attrezzandole con delle strutture che derivano dalla lavorazione di prodotti riciclati. Quella di attrezzare aree e giochi per i bambini sta diventando un filo rosso di questa amministrazione. Sicuramente l'attenzione è posta nei confronti dell'ambiente e del sociale, ci stiamo coordinando anche con l'assessorato all'ambiente per procedere in questo senso e rendere comunque il nostro territorio più vivibile. Per una fascia d'età che viene protetta, quella dei bambini, ce n'è un'altra che sembra sempre più irrequieta a quarto. I giovani, sempre più protagonisti di atti vandalici nelle scuole e anche queste. Aree gioco sono vittima di atti vandalici. Cosa possiamo fare? Il nostro obiettivo è quello sicuramente di sensibilizzare la popolazione alla cura del territorio. Questa è una nostra iniziativa ehm, che verrà comunque propagandata in questi giorni. Indiremo un'assemblea dei cittadini di Via Gramsci proprio tra una decina di giorni affinché gli stessi adottino il parco di Via Gramsci e possano occuparsi della custodia e della manutenzione eventualmente dello stesso.